Quindi in questa aula magna, Michele non ve la può inquadrare tutta, ma questo è il centro del mondo, perlomeno per noi che amiamo questa città e quello che rappresenta questa università per stranieri. Prima di chiudere la mia parte sulla filosofia della musica e iniziare il capitolo molto suggestivo su Mazzini e la chitarra, perché anche questo fa parte del gioco, voglio suonarvi un pezzo di produzione recentissima di un musicista sabaudo, un torinese, un nostro amico Giorgio, un amico del concorso, Boario, Davide Boario, che ha scritto un pezzo che adesso vi suono, non è molto lungo e quindi posso chiudere questa parte. È intitolato Adagio su aforismi di Mazzini, 1861, I figli della libertà, perché 1861 è la proclamazione del Regno d'Italia. C'è una citazione di quello che nel Regno d'Italia non si poteva suonare, l'inno di Mameli, perché l'inno di Mameli era repubblicano, quindi non si poteva suonare coi Savoia. Questo era l'inno nazionale italiano, vi verrei. Allora, cosa fa Boario? Ora dovete accontentarvi della mia voce, ma nella versione originale era Ricky Tognazzi che all'Auditorium di Torino recitava questa frase. Mazzini disse: costruire l'Italia in nazione, una, indipendente, libera, repubblicana. Questo è un estratto, è soltanto l'adagio di questa partitura più complessa che è I figli della libertà. Chiudo, Patrizia e amici della Finlandia, questa parte introduttiva della filosofia della musica e inserisco la chitarra di Mazzini.